Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho pensato di proporvi tre ricette semplici che potete preparare velocemente a casa e portare con voi per pranzo al lavoro. Quelli che pensano all'aceto solo come condimento, oggi cambieranno idea. Avete mai sentito parlare di dolce agro il delicato? Si tratta di una ricetta unica creata da Ponti, un condimento di aceto di vino e mosti d'uva aromatici che, grazie alla sua bassa acidità, esalta il sapore degli ingredienti. Vi mostrerò come dolce agro non è solo un condimento, ma è anche un perfetto alleato per creare una salsa gustosa e una marinatura dal sapore delicato. Iniziamo a cucinare. Cominciamo con un piatto fresco, ma allo stesso tempo ricco di sapore, un'insalata di ceci e verdure. Versiamo 140 g di ceci già cotti in un contenitore. Tagliamo a spicchi 5 pomodorini e uniamoli a ceci. Versiamo anche 50 g di mais. Tagliamo anche mezza cossa di sedano a pezzetti. Infine, per ottenere un'insalata ancora più colorata, ma anche saporita, tagliamo a rondelle 20 g di olive nere denocciolate. A questo punto non ci resta che condire la nostra insalata. Un pizzico di sale. Per dare freschezza e un gusto unico al nostro pranzo, condiamo il tutto con dolce agro. Sistemiamo la nostra insalata di ceci in un contenitore ermetico e via al lavoro! Adesso vi propongo un primo piatto molto profumato, una pasta fredda condita con verdure in agrodolce. Cuociamo 80 g di fusilli. Una volta pronta, scoliamola al dente. Io ho scelto i fusilli perché si amalgamano bene con il condimento, ma potete scegliere anche altri formati di pasta, tipo penne o farfalle, purché tengano bene la cottura. Condiamola con un filo d'olio e lasciamola raffreddare. Poi, in una padella tagliamo mezza cipolla a fette. Versiamo un filo d'olio d'oliva e lasciamo rosolare. Aggiungiamo anche mezza zucchina tagliata a spicchi. Mezzo peperone tagliato a pezzetti e lasciamo cuocere le nostre verdure per una decina di minuti. Passato il tempo, tagliamo a metà 8 pomodorini direttamente in padella. A questo punto, per ottenere il sapore agrodolce, sfumiamo le nostre verdure con 3 cucchiai di dolce agro. A
Aggiungiamo un pizzico di sale e lasciamo cuocere per altri 2 minuti. Dopodiché spegniamo il fuoco e lasciamo intiepidire. Adesso non ci resta che condire i fusilli con le nostre verdure al dolce agro. Ed ecco qua, una pasta fredda perfetta per chi cerca un gusto unico. Occhio, i vostri colleghi vi invidieranno molto con un pranzo così. Come terza proposta ho scelto una ricetta che arriva dalle lontane Hawaii, ma è molto diffusa ormai anche in Italia, il poké. Oggi lo prepariamo con il riso venere e il salmone marinato con dolce agro Ponti. Tagliamo 150 g di salmone a pezzetti. E mettiamolo in una ciotola. Profumiamolo con il timo e prepariamo la nostra marinatura con un pizzico di sale. Un cucchiaio di olio. E 80 ml di dolce agro, che grazie alla sua bassa acidità esalterà il sapore del pesce. Lasciamo il salmone a marinare per almeno mezz'ora e nel frattempo dedichiamoci al riso. Scaldiamo 150 ml di acqua. Saliamo. Quindi versiamo 100 g di riso venere e lasciamo bollire per 2 minuti a fiamma alta. Chiudiamo con il coperchio, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere per altri 15 minuti senza mai aprire il coperchio. A questo punto il riso è arrivato a cottura e lasciamolo raffreddare. Una volta freddo, aggiungiamo 2 cucchiai di dolce agro. Ora il salmone sarà ben marinato. Non ci resta che scolare e farlo rosolare in padella per 5 minuti. Una volta pronto, adagiamo il salmone sul riso. Quindi aggiungiamo 60 g di avocado a pezzetti, 20 g di carote tagliate a julienne, 80 g di peperoni grigliati, un po' di semi di sesamo e voilà! Ed ecco qua, un poké dal gusto unico grazie a Dolce Agro. Avete visto com'è facile preparare un piatto gustoso da portare in ufficio? Basta solo un po' di fantasia per colorare la pausa pranzo. Inoltre, volevo darvi qualche altra idea per utilizzare Dolce Agro. Grazie al suo gusto delicato, è perfetto anche per alleggerire un bel piatto di fritto. Fate come me, vaporizzate Dolce Agro direttamente sul piatto, sia esso di pesce che di verdure. Dolce agro delicato, infatti, contrasta il sapore degli oli e dei grassi usati per friggere.
Per creare una panatura profumata basta aggiungere un cucchiaio di dolce agro per ogni uovo. Oppure potete dare quel tocco in più a una bella macedonia con dolce agro alla melagrana. Non solo vi aiuterà a mantenere il colore brillante della frutta prevenendone l'ossidazione, ma darà un profumo unico alla vostra macedonia. E a proposito di frutta, provate dolce agro anche con le vostre marmellate e confetture. Ne basterà una piccola quantità per bilanciarne la dolcezza ed esaltarne i profumi. Insomma, l'avete capito? Che sia carne, pesce o verdure, il pranzo da portare in ufficio può essere colorato, profumato e può avere un sapore unico grazie al dolce agro. È talmente buono che non serve aggiungere altro. Provatelo in altre ricette e poi scrivetele nei commenti. Ok, spero che tutte queste idee vi siano piaciute e possano esservi utili. Ringrazio Ponti per questa collaborazione e voi per aver guardato il video. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!